Inizia a prendere forma la squadra di governo che accompagnerà il nuovo sindaco Marco Piendibene. Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, iniziano a circolare i primi nomi sugli assessori che comporranno la giunta e su chi potrebbe essere il presidente del consiglio comunale. I dettagli nel servizio. Stiamo confrontandoci tra forze politiche, siamo ancora nella fase prodromica, ma ci saranno notizie presto. Così il nuovo sindaco Marco Piendibene aveva risposto mercoledì sera alla domanda diretta sulla nascita della giunta che lo accompagnerà nel corso del mandato che i cittadini gli hanno affidato. Anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, qualcosa inizia a muoversi. Il più papabile per ricoprire la carica di assessore ai lavori pubblici appare essere il capolista della lista del Partito Democratico, Patrizio Scilipoti, che riceverebbe anche la delega all'impiantistica sportiva. La pubblica istruzione potrebbe andare all'ex dirigente scolastico dell'Istituto Stendhal, Stefania Tinti. Oltre che per le indubbie capacità dimostrate nel corso degli anni, l'esponente della lista Unione Civica per Piendibene sindaco sarebbe in qualche modo ricompensata per aver sacrificato il ruolo di consigliera comunale in seguito all'apparentamento di Piendibene con il Movimento 5 Stelle. Per l'assessorato ai servizi sociali si parla di Valentina Di Gennaro di Alleanza Verdi e Sinistra o di Antonella Maucioni della lista Demos, per tanti anni dirigente scolastica del liceo Leonardo da Vinci a Maccarese e garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune di Fiumicino. Ci sarà poi da scegliere l'assessore al commercio, probabilmente unito alla delega allo sviluppo, che potrebbe essere Enzo Dantò, che ha già ricoperto il ruolo nell'amministrazione 5 Stelle, nel caso in cui non fosse lui a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio Comunale, per il quale c'è in lizza anche il pentastellato Dario Menditto ed il Dem Marco Di Gennaro. Ancora incertezza su altri assessorati pesanti, come quello al bilancio, che salvo sorprese dovrebbe andare a Florinda Tuoro, ex assessore con il Movimento 5 Stelle, quello all'ambiente, che dovrebbe essere assegnato in quota AVS, e quello all'urbanistica. E anche sul ruolo di vice sindaco, così come su chi prenderà alcune deleghe importanti, come lo sport e la cultura, solo per citarne alcune. Piendibene ha ancora tempo a disposizione. Entro 10 giorni dall'insediamento, avvenuto mercoledì scorso, sarà necessario convocare il primo consiglio comunale che obbligatoriamente dovrà essere calendarizzato nei 10 giorni successivi. In quell'occasione ci sarà la votazione per il presidente del consiglio comunale e la proclamazione dei consiglieri comunali eletti, comprese eventuali surroghe qualora Piendibene riuscirà a chiudere la partita sulla nuova giunta prima di quella data. Nel nuovo consiglio comunale dell'amministrazione Piendibene ci sarà un consigliere da record. Stiamo parlando di Flavio Fustaino, eletto con il Movimento 5 Stelle e che rappresenta il consigliere più giovane della storia recente di Civitavecchia. Nato il 15 giugno 2002, il 22enne Fustaino ha superato anche Matteo Manunta, che era stato eletto sempre nei pentastellati nel 2014 sotto l'amministrazione Cozzolino. Fustaino rappresenta sicuramente uno dei consiglieri comunali più giovani della storia di Civitavecchia. Sono in corso di svolgimento gli orali per gli esami di maturità nei vari istituti cittadini. Siamo andati fuori dall'istituto Calamatta per intercettare alcuni studenti all'uscita proprio dell'esame orale. Ne è emerso un quadro assolutamente positivo, con ragazzi e ragazze che hanno parlato di esame meno difficile del previsto e hanno poi espresso il desiderio di riposarsi, ma anche di pensare subito al loro futuro. Sentiamo. Allora, hai fatto l'esame tu orale, com'è andato? Diciamo abbastanza bene. Quali sono state le domande? Qual è il tuo percorso? Insomma, che cosa hai portato? Allora, mi è uscita come immagine una foto della nave dei Malavoglia e ci ho ricollegato alla storia della Prima Guerra Mondiale. In italiano ho portato Pirandello e poi col fatto della Prima Guerra Mondiale mi sono ricollegato a tutte le altre materie portando l'iniezione dei motori, portando in manutenzione le prove non distruttive e in matematica le funzioni. Ti hanno fatto anche qualche domanda extra? Sì, certo, una domanda per uno è obbligatoria, insomma. Quanto è durato più o meno l'esame? È durato un bel po', quasi un'ora intera. E invece lo scritto com'è andato? Poteva andare meglio, però pure lo scritto è andato abbastanza bene. Possiamo dire quindi soddisfatto di questo esame? Sì, diciamo di sì, dai. E adesso mare? Magari. Mi chiamo Daniele Fara, ho fatto adesso l'esame di maturità all'orale. È andato bene, tutto sommato, ho risposto a tutte le domande, ho andato dritto per filo e per segno quello che dovevo dire, mi è uscita un'immagine anche che mi ero esercitato su quell'immagine, quindi abbastanza bene nel complesso. Quanto è durato più o meno?
più o meno è durato 30-40 minuti, ma ti lasciano parlare i professori e ti fanno domande inerenti a quello che dici. Ecco, qual era il tuo percorso, di che cosa hai parlato? A me è uscita un'immagine sulle navi e le barche, quindi ho parlato in inglese della differenza che c'è tra di loro. Ho illustrato il decadentismo con Oscar Wilde dell'Italia giolittiana. Ah, l'ho scritto una sorpresa, benissimo. Mi sono svegliato la mattina con 200 messaggi sul gruppo della classe, vado a vedere i voti, 19 e 20, meglio di così. Quindi che cosa ti aspetti come voto finale? Io spero in un 100, poi quello che sarà sarà, ma già sono contento così. Ha maturato. Diciamo che mi aspettavo molto peggio, ma in realtà è abbastanza passabile. Se uno studia, si dedica e sta tranquillo, riesce a gestire l'emozione, va come una bomba. Quanto è durato e insomma com'è stato questo esame? Una trentina di minuti, alla fine un'interrogazione. Allora, il nostro percorso di studi riguarda principalmente i motori nautici, quindi facciamo meccanica in macchine. E quale immagine hai trovato? A me è capitata la foto stilizzata di un pistone dentro alla camera di combustione, quindi è stato abbastanza facile ricollegarsi alle materie. Invece per quanto riguarda te? Una nave portacontainer. È stato facile, abbiamo studiato quello per 5 anni. L'ho scritto, diciamo che è stato più impegnativo dell'orale, però perfetto. Progetti per il futuro? Progetti per il futuro? Andare a mare magari. Per adesso sì, fino a settembre sì, però cerchiamo di trovare la nostra via nel mondo. Stessa domanda. Se vede. Vedremo che fare. E gli esami ha scritto. Un buon voto? Sì. Il sindaco Marco Piandibene ha firmato un'ordinanza per garantire la pulizia e la sicurezza dell'area comunale dei bagni della Ficoncella. Il provvedimento prevede che l'affidamento temporaneo del servizio di guardiania e pulizia dell'area alla società in house Civitavecchia Servizi Pubblici, in scadenza il 30 giugno, sia prorogato fino al 31 dicembre. È intenzione dell'amministrazione comunale lavorare per la valorizzazione e la tutela dei bagni della Ficoncella, con l'obiettivo di rendere questo prezioso sito sempre più accessibile e accogliente per tutti. Acea ha comunicato che nei prossimi giorni effettuerà interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l'efficienza del servizio idrico. Per consentire tali lavori sarà necessario sospendere il flusso idrico dalle ore 22 di martedì alle ore 21 di mercoledì. L'intero comune di Civitavecchia sarà interessato dalla sospensione, ad eccezione delle seguenti aree: Aurelia Nord, Sant'Agostino, Area Industriale, Braccianese Claudia, Quartiere San Liborio, Guastatori del Genio, Casaletto Rosso. Per limitare i disagi, Acea ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nei seguenti punti: Ospedale San Paolo, Largo Donatori del Sangue, Palazzo del Pincio, Casa dell'Acqua Acea, Viale Lazio, Largo Monsignor Dardia. Si è svolto nei locali di Il Ponte il convegno Salviamo le api e la biodiversità, organizzato da Lion Club Civitavecchia Porto Traiano. L'attività di servizio è stata coordinata da Pietro Messina con la collaborazione di Luigi Mattera. È destinata ai ragazzi e alle ragazze ospiti dell'associazione Il Ponte e ha ottenuto il patrocinio del comune di Civitavecchia e il contributo economico della Fondazione Caricib. L'obiettivo del convegno era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica e i leader sull'importanza della tutela di questo importante impollinatore. Lorenzo Ballarati è pronto a confermarsi. Il tritone della Cosa Raniene e della Nazionale Italiana sarà presente anche quest'anno agli Europei Juniores di Vilnius in Lituania. Dopo le buone prove del Sette Colli, il ragazzo allenato da Fabio De Santis è pronto a cominciare una nuova avventura, questa volta per la sua categoria, per la quale è giunto alla sua ultima stagione. Lo scorso anno il classe 2006 ha vinto ben 3 ori a Belgrado e vuole ripetere le sue gesta, anche se non sarà per nulla facile, visto l'alto tasso tecnico dei suoi avversari. Ascoltiamo le interviste. Lorenzo Ballarati è appena uscito dall'acqua dopo l'allenamento in vista di questo appuntamento fondamentale con gli Europei Juniores. Come stai e che sensazioni hai in vista di questa kermesse internazionale che ti ha visto protagonista anche l'anno scorso? Bene, le sensazioni sono buone, comunque mi sto allenando bene, ma tanto l'aspetto importante, come si sa, non è quello fisico, ma è soprattutto mentale, soprattutto agli Europei, che ci sono comunque 6 giorni di gare, arrivare fino all'ultimo è stancante dal punto di vista mentale, quindi
oltre che la condizione fisica, è importante tenere conto di quello. Sì, il ritmo tamboreggiante, perché gareggerai praticamente una volta al giorno, a volte anche due, quindi bisogna tenere un'attenzione davvero alta, come hai fatto poi anche l'anno scorso, sia le europee che ai mondiali. Devo cercare di mantenermi soprattutto sulle mie gare, sul 50 e sul 100, devo fare dei buoni risultati e cercare di ripropormi al 50 come l'altro anno e cercare di fare meglio rispetto all'altro anno nel 100. Arrivi dall'esperienza a 7 gol, e che hai gareggiato con atleti molto più grandi di te. Quanto è stato alto il salto dalla categoria juniores a quella assoluta? No, il salto è, diciamo, difficile, ma quello che è difficile non è passare, ma cercare di rimanere in quel giro di persone più, un po' più forti. Coach, come diceva Lorenzo, è fondamentale saper passare dalla categoria juniores a quella più alta, ma è importante anche saper confermarsi, perché adesso tutti gli altri avversari conoscono Lorenzo, sanno quello che può fare in acqua. Sì, Lorenzo è ben preparato, l'altro anno ha fatto degli ottimi campionati europei, ha fatto un eccellente campionato mondiale e proveremo a ripeterci. Lui deve stare tranquillo, si deve divertire, perché il nuoto e lo sport è una sfida, andrà lì preparato e saprà che mettendocela tutta saprà i primi d'Europa. Poi ci sono anche gli avversari, quindi salire sul podio o stare vicino al podio è fondamentale, però non sempre si può vincere, bisogna lottare fino alla fine e vedere di ottenere il massimo. Ci attendiamo tante competizioni da Lorenzo, 4 anche 5 probabilmente da quello che vedremo, quindi bisogna tenere assolutamente una costanza di rendimento durante questa esperienza. Sì, è un campionato impegnativo in quanto ci sono qualificazioni, semifinali e finali, poi partecipando 4 italiani e dalle qualificazioni passano soltanto due italiani come regolamento, quindi l'attenzione maggiore sarà data alle qualifiche della mattina. Poi semifinali e finali se le giocherà come sempre, e l'attenzione fisica e mentale è importante, ma importantissimo sarà iniziare bene. Loro apriranno, diciamo, questa competizione con la 4% ossile, che è una staffetta molto competitiva e dove si può giocare l'oro del podio, e iniziare bene significherebbe continuare un europeo ad alti livelli. Gabriele La Rosa non sarà l'allenatore della Stemar 90 cestistica nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stata direttamente la società rossonera attraverso una nota nella quale il coach ha fatto una disamina sull'andamento della stagione appena conclusa e ha spiegato i motivi che l'hanno portato a fare questa scelta. Stando alle indiscrezioni che circolano, dovrebbe lasciare il club anche il vice di La Rosa, l'italo-argentino Lucas Ingenito. Fare questo tipo di scelte non è mai facile, spiega La Rosa, specie quando uno si sente di poter dare di più rispetto all'anno precedente. Ma di comune accordo con il presidente e il direttore sportivo abbiamo deciso che la prima squadra dovrà avere un'altra guida. Ovviamente per me si tratta di un arrivederci, non di un addio. Rimarrò nella società che mi ha voluto fortemente, curando il settore giovanile. Continuano gli annunci dall'Ivan Lottatori di Aurelia. La Futsal Academy dichiara che entra a far parte della società Massimiliano Bacheca, già immortalato in una foto di presentazione con mister Vincenzo Di Gabriele. La new entry è un preparatore di elevata esperienza e qualità, si occuperà di alzare il livello tecnico di allenamento dei portieri nerazzurri. Da quel che trapela sembra che quello di Bacheca non sarà l'ultimo annuncio da parte della società del presidente Elso De Fazzi. Continua a muoversi sul mercato il quartiere Campo Oro in vista del prossimo campionato di Serie C2. La società del presidente Antonello Quagliata, assieme al direttore sportivo Pino Antonucci, sta lavorando per rinforzare la rosa della squadra che sarà allenata da Umberto Di Maio. Quagliata avrebbe allacciato ottimi rapporti con un personaggio importante del futsal romano per favorire l'accordo con 3 giocatori, tra cui uno straniero, che aumenterebbero esponenzialmente il tasso tecnico della rosa giallo-verde. Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più riguardo i rinforzi che andranno a comporre il roster.